I want to send my very warm greetings to all of you on this day of celebration. For a long time, politics in all around the world has been ruled by what I would call a politics of disgust, in which people project onto gays and lesbians an anxiety they feel about their own bodies and their own sexuality. But now we're moving into a time of hope in which we're increasingly working for a politics based on equal respect and equal concern, in which the rights of gays and lesbians to equal treatment in the workplace, to form families and celebrate marriages, and of course the right to their intimate sexual choices, should now not only not be interfered with by law, but should be strongly protected by law in all countries. So good fortune in all your work for a new era of social justice. A me vengono in mente solo motivi, ragioni, del cuore e della ragione, per essere contraria all'omofobia, nel senso che non la capisco. Non capisco come si possa temere qualcosa che per definizione è una dichiarazione d'amore, di gradimento, di vicinanza nei confronti di persone come te. Omo vuol dire questo. Ci dicono che si ha paura del diverso, e allora perché si teme anche chi invece si sente vicino, frequenta, ama chi gli è uguale? E poi credo che mai come nel caso dell'omofobia, come dire, vada a pari passo con l'ignoranza. L'ignoranza in senso etimologico, in senso stretto. Si ha paura di qualcosa che non si conosce, che non si vuole conoscere, che ci si rifiuta in qualche modo di conoscere. E questo vale soprattutto per le persone magari più deboli o meno preparate, con meno strumenti. Credo che ogni volta che, al di là delle etichette, delle definizioni, ci sia conoscenza, ci si frequenti, ci si conosca tra persone, cadano queste barriere e quindi non ci sia alcun motivo di avere paura. Credo che la giornata contro l'omofobia sia una bella giornata, ma spero fortemente che molto presto non ce ne sia più bisogno. Le coppie omosessuali vanno contro la legge naturale e un'unione affettivamente stabile, come se fosse una famiglia, tra due persone dello stesso sesso è contro la natura. Di questo passo si sposeranno anche le scimmie. Questo è disgusto. Nell'interesse di mantenere e promuovere la salute mentale, l'American Psychiatric Association sostiene il riconoscimento legale del matrimonio tra persone omosessuali, con tutti i benefici, i diritti e le responsabilità conferiti dal matrimonio civile, e si oppone a ogni forma di restrizione di tali diritti, benefici e responsabilità. Questo è umanità. Il 17 maggio 2012 è la giornata internazionale contro l'omofobia e contro la transfobia. Combatti lo stress da minoranza, che è subire la discriminazione, temere la discriminazione, accettare la discriminazione, perché non c'è bisogno di essere una camera per essere infestati dai fantasmi. Alcune affermazioni perentorie e ingiustificate. Gli amori omosessuali non sono veri amori. Perché? Che norma insensata decretare che una donna debba amare un uomo e un uomo debba amare una donna. Domandiamoci piuttosto che cosa sono gli affetti e cosa sono gli amori. I genitori omosessuali crescono figli omosessuali. Se sì, allora, i genitori eterosessuali crescono figli eterosessuali? I matrimoni omosessuali cancellano i valori della famiglia tradizionale. Ma cos'è la famiglia tradizionale? È una creazione recente, quasi un'invenzione. E comunque è un errore logico ritenere che la tradizione vada conservata a ogni costo. Se ci fossimo sempre ancorati alla tradizione, non sarebbe stata abolita la schiavitù e le donne non potrebbero votare. Io penso che la questione dell'omofobia non sia legata esclusivamente al rapporto uomo-omosessuale, uomo-donna, roba del genere, ma è neanche più tanto all'idea che l'altro, un altro qualunque, faccia paura.
Ma per quanto riguarda la paura, secondo me il meccanismo è inverso, cioè qualcuno ha la possibilità di far paura a qualcun altro, perché vive in una condizione di egemonia rispetto a qualcun altro che vive invece per mille motivi, insomma, per povertà, per quanto riguarda gli immigrati, perché appartiene storicamente, insomma, ad una parte della nostra storia che veniva considerata sbagliata, corrotta, eccetera. Insomma, qualcuno ha la possibilità di far paura a qualcun altro. Ed è da lì che nasce il razzismo, l'omofobia o il nazionalismo e tante altre, diciamo, tanti altri meccanismi che sono strutturati su chi ha il potere e chi non ce l'ha. Possibile che l'umanità delle persone debba essere ancora violata da manifestazioni di omofobia e transfobia? Purtroppo continua ad accadere. Lo documentano ricerche, documenti dell'Unione Europea, e tuttavia quello che mi colpisce di più è che questa umanità venga negata dalle altre persone con dichiarazioni, atteggiamenti, aggressioni che manifestano ancora un disgusto che dovremmo avere abbandonato, perché la civiltà è fatta anche della non legittimazione di comportamenti che poi vengono derubricati a battuta, innocua dichiarazione. Non è così. Intorno all'umanità dobbiamo continuare a costruire le politiche.